Oggi 10 ottobre i garanti dei detenuti promuovono in tutta Italia una giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione delle carceri, iniziativa che assume la forma di una protesta contro il sovraffollamento e la precarietà delle condizioni di vita che caratterizzano gli istituti penitenziari. In tutte le città sono previsti momenti di discussione e confronto con le istituzioni locali per chiedere interventi urgenti a tutela dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. Nella sala giunta del Comune se ne è discusso alla presenza dell'assessore al welfare Sergio D'Angelo e della garante regionale Adriana Tocco. Ormai diciamo si è arrivati a dei livelli che sono stati denunciati anche dal Presidente della Repubblica di inciviltà, di trattamenti disumani e degradanti che sono proprio vietati dalla nostra Costituzione e dai diritti fondamentali delle regole penitenziarie europee. In Campania certamente ci sono situazioni molto preoccupanti come quella di Poggioreale che è sovraffollato, 2.800 detenuti e che è più del doppio della capienza regolamentare. Il Consiglio dei Ministri da 2 anni ha proclamato lo stato di emergenza, ma in realtà nulla si fa o pochissimo. In carcere si continua a morire, abbiamo una media di decessi, 2 decessi al giorno e un suicidio ogni 5 giorni. Obiettivo della mobilitazione è la definizione di una piattaforma per superare le criticità dei singoli istituti. Al governo la richiesta di misure alternative per i tossicodipendenti e l'eliminazione del carcere per i fatti di lieve entità previsti dalla legge sulle droghe. Ormai la popolazione che vive nelle carceri per il 30% si tratta di tossicodipendenti, per il restante 30% si tratta di immigrati, spesso per i 2/3 si tratta di persone per le quali si sono adottate misure cautelari. Quindi è tutto sbagliato, corriamo il rischio di punire chi risulterà dopo qualche anno incolpevole dei reati per cui è stato accusato, corriamo il rischio che leggi troppo restrittive come la Fini Giovanardi per le tossicodipendenze puniscono inutilmente persone che invece al contrario avrebbero bisogno di essere aiutate.